Se vuoi approfondire e capire questa meravigliosa arte marziale, il Wing Chun Kung Fu, ora puoi farlo attraverso il mio ultimo libro, che è disponibile su Amazon in due versioni, copertina rigida e copertina flessibile. All'interno del libro vengono illustrati e spiegati tutti i principi, i concetti, la storia, le forme, tutto quello che è inerente a questo stupendo sistema di combattimento. Ti lascio qui nell'info box il link per acquistarlo. Buona visione. Allora, parliamo un attimino di, appunto, di cosa vuol dire scaricare, cosa vuol dire dissipare l'energia e via dicendo. Quando noi riceviamo un attacco viene determinato da un'energia, una forza che ci arriva addosso. Okay? Io questa energia che mi viene addosso ho vari tipi di energia per contrastarla, o meglio, per non farmi colpire. Posso spostarmi, quindi schivare, posso dissipare l'energia, quindi arrivo il pugno lo dissipo, oppure posso scaricarla a terra. Nel Wing Chun, quello che si utilizza per la maggior parte delle volte, poi li puoi utilizzare, eh? Cioè tu puoi anche, nel Wing Chun non è che non schivi, puoi schivare, puoi dissipare, cioè puoi fare tutto, l'importante è che quel qualcosa che tu fai contro quel tipo di attacco, perché ogni attacco è ad hoc, funzioni, quindi tu. Esempio, ti arriva un pugno, lo schivi, fai questo, va bene. Arriva un pugno, lo dissipi, fai questo, va bene. Arriva un pugno, lo scarichi, va bene. Non è che bisogna sempre scaricare, però per la maggior parte delle volte è meglio scaricare il pugno. Perché? Perché se io scarico il pugno, automaticamente scarico l'energia dell'altro che non riesce più a ridarmi altro fastidio, quindi altri colpi. Nella visione del Wing Chun, siccome noi abbiamo un esercizio che si chiama Cisao, quando una persona viene verso di me, quindi io sono già attaccato, vi faccio vedere, guarda, che te facciamo Cisao? Ok, a un certo punto tu con questo braccio qua mi vieni a prendere, allora io cosa faccio? Questa cosa qui non è uno scaricare, è un dissipare la tua energia di qua. Io cosa faccio? Scarico però anche il tuo braccio, perché tu con questo braccio così allungato non riesci più a farmi niente. Quindi o mi attacchi di qui, oppure carichi, ok, poi riattacchi, ta 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 ta, e scarico. Il problema è che io devo mettere insieme tutte e tre le cose. Schivo, scarico e dissipo. In questo caso, quando tu vieni verso di me, io adesso ho sia dissipato che scaricato col piede. Se dissipo e basta, tu sei molto più forte, guarda cosa succede. Tu vieni a prendermi, schiaccia, succede questo. Perché la tua energia non viene riportata a terra. Se tu invece fai la stessa cosa, senti, così è diverso. No, così non ce la faccio. Così, così anche se ti appelli. Perché? Perché la tua energia viene scaricata a terra. Allora, cosa vuol dire scaricare a terra? Vuol dire che nel momento di impatto, qui è più facile perché siamo attaccati. Nel momento di impatto, tu cosa fai? Schiacci con il piede, riproducendo praticamente l'impatto che tu hai sul braccio sotto al piede. È la stessa cosa che fa il sacco a muro. Se io tiro un pugno, lo tiro così, sotto al piede non c'è nulla. Se invece spingo col piede, succede questo. Il Cisao ti insegna a rimanere sempre sui piedi per scaricare i colpi. Come fai a... allora come mai non si riesce a scaricare sui piedi? Perché vai in agitazione, ti alzi. Quando voi vi alzate, non siete più sui piedi. Ma non è che ti devi alzare così, eh? Ti alzi a livello emotivo. Perdi la presenza di stare sui piedi, ti sta proprio seduto. Senti la differenza. Se io sono così, senti che io qua non sono sui piedi. Prova a dondolarmi un po', cerca di... Ok, senti? Io così non sono sui piedi, quindi ho solo le braccia. Se io mi metto così, è diverso. Senti, vieni verso di me, spingi, guarda. Ok, così sono sui piedi. Quindi, perché? Perché sono molto, molto più rilassato, sono tranquillo. Lo stare sui piedi ti porta a scaricare l'energia. Poi il maestro, perché si chiama maestro, ha la maestria e può decidere se dissiparla, decidere se scaricarla, decidere se schivare. Non è soltanto una cosa, è come dire il Wing Chun è solo dissipare, il Wing Chun è solo morbido, il Wing Chun è solo duro, no? È tutto,
solo che devi avere la padronanza, quindi la maestria di farlo. Perché se io sono qua, se io faccio cisa così, no? E abito, quindi do forma al mio corpo a questa roba qua che non ho le gambe, se io sono qua e tu mi dai un pugno, mi schiacci, succede questo. Tante scuole per evitare questo, cosa fanno? Vai, io questo. Sì. E poi, bam! Ma il problema è che questo qui non è reale, tu non tirerai mai un pugno così. Sì. Ok? La realtà dovrebbe essere questa, pugno. Senti che parte dal piede. Molto interessante. Quindi io ti scarico, ti annullo. Sì. Fare ste robe qui, dammi un pugno finto, vai, tipo... Sì. Vai, capite che io così non posso. Sì. Perché? Perché c'era la paura di essere colpiti, quindi arriva... no, non è così. La realtà è questa, tu vedi un pugno, bam, qua. Vedi che io sono sui piedi. Sì, 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 sì. La stragrande maggioranza di chi fa Wing Chun non rimane ancorato. Non rimane radicato. Nel Tai Chi, per esempio, c'è molto, molto su questo aspetto qua, perché tu ti radichi e fai i movimenti del Tai Chi. Alcuni non riescono neanche a radicarsi nel Tai Chi. Il Tai Chi è più semplice, sai perché? Perché non hai un confronto diretto sempre. Come se io faccio sempre la forma, no? No. Ma se tu vuoi capire, per esempio, se uno di Tai Chi è radicato e bravo, mentre fa le forme gli blocchi le braccia. Non so se l'avevo fatto vedere questa roba qua. Se io faccio questo, no? Molto blandamente, vieni vicino. Tu a un certo punto mi prendi il braccio e me lo blocchi. Se io lo faccio così, ok? È come fare la forma così. Quindi se tu mi blocchi il braccio, io non riesco. Vado di forza e mi sradico. Sì. Sradicare vuol dire che io praticamente non utilizzo le gambe per muovere le braccia. Quindi ti faccio vedere molto questo. Cioè, è come fare così. Sì, 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 certo, sì. Quindi, se invece io faccio questo, da fuori tu non lo vedi. No, senti che... Senti. Quindi io cosa faccio? Do la forma al mio corpo, che non è la forma visiva del Tansao. Sì. Al mio corpo gli sto insegnando un qualcosa che gli altri non vedono, perché è la mia forma. Quindi io qua gli sto insegnando a spingere col piede, così si vede, tac, tac. Perché una volta che mi sono formato, qua sono tranquillo, quando vado a fare cisa, quando vado a fare combattimento, io sono già sul piede, sui piedi. È quello che dovete imparare voi. Perché poi la tecnica che tu utilizzerai per difenderti, quindi per difendere la tua linea, la dici tu, cioè che tu faccia boxa, che tu faccia Biusa, Jamsa, Paxa, Tansa, Gansa, Paisa, a me non mi interessa. A me interessa che tu lo fai con le gambe. È un problema di, anche là, quando si fa la forma, c'è sempre un problema di isolamento del muscolo. Vi faccio un esempio, poi iniziamo un attimino a muoverci. Io vado in palestra, ok? Vedo tante persone che magari fanno, che ne so, il pull-lay, che è questo esercizio qua, alla macchina e alzano tipo 80-90 kg, 100 kg. Il problema è che quei 100 kg vengono tirati su 5% dalla schiena, 10% dal bicipite, il 5% dal dorsale, adesso sparo a caso. In realtà quell'esercizio è per il romboide e il dorsale. Se tu isoli al 100% il romboide e il muscolo che devi allenare, tu se alzi 15 kg è già tanto. Nel Wing Chun è uguale. Quando si fa la forma, usi un po' il dorso, usi un po' qui, usi il petto. Se io, ad esempio, faccio la forma così, io sto usando dei muscoli che non mi servono. Il dorso, il petto che non mi serve. Poi quando farò cisa, farò questo. Guarda. Perché utilizzo i muscoli, ho dato memoria muscolare, quindi utilizzo i muscoli. Sì, certo. Quindi la forma è essenziale, devo capire esattamente cosa devo fare senza utilizzare muscoli che non mi servono. Una volta che ho memorizzato quello, la forma è importantissima, le forme. Poi vado a testare attraverso gli esercizi cisa o ciclopaxa la forma. Cioè gli esercizi, ragazzi, sono nient'altro che un test per capire se io ho la padronanza della forma. Non so, ho capito, la forma la puoi capire, ma non puoi, magari non la padroneggi.
Quindi il discorso della struttura è un discorso, prima di tutto, di scaricare, di stare sui piedi. Secondo, di geometria. Perché se io faccio un box e lo faccio così, la geometria del braccio non va bene, è già schiacciata, quindi dovrò cambiare. Ma è una cosa che fa istintivamente il corpo. In un combattimento, sai chi vince in realtà? Chi è più rilassato, quindi più padronanza, e chi cambia più velocemente la tecnica, che si chiama il fansa. Perché se tu tiri un pugno, io sto un millesimo di secondo in più qua, tu passi. Quindi tu cosa devi fare? Una volta che arriva l'attacco, tu li metti in intelaiatura, cioè costruisci una roba, arriva l'attacco, bam! Una volta che quell'intelaiatura ti è servita a neutralizzare l'attacco, tu la tiri via. Esempio, arriva il pugno, mi butto via. Non faccio, vi uso, aspetto che arriva l'altro per fare giazza. No. Hai capito? Invece gli esercizi che ti danno di solito sono così. Cioè tu arrivi col pugno, ma fai questo, poi arriva attacca, ma poi attacca. Ma questi sono esercizi che ti servono per capire alcune determinate cose. Ma nella realtà è pugno, bam, basta. Hai capito? Non è. Quindi, poi, come dici tu, puoi dissipare, puoi fare quello che vuoi, ma che tu dissipi, che tu schivi, devi stare sempre sui piedi. Però c'è un punto di breakpoint, come dicevi prima. Sì. Quindi io donna, sono meno forte, ho una Ok. struttura più piccola, ok, Sì. spingo con i piedi, breakpoint molto più piccolo, però devo cambiare. Sì, ma lo fa il corpo, Ok. lo fa in automatico il corpo. Il ciso serve anche a questo. Perché se io sono qua, no? Tu mi schiacci con questo, guarda, io cambio subito. Sì, Mi certo. schiacci di qua, guarda, cioè cambio immediatamente, ma non è una cosa pensata. Sì, chiaro. Eh? Il Wing Chun funziona come si chiama muscolo tendineo del Golgi, è quello che ti fanno. Bam. Ok, quando tu vai dal dottore che ti fanno quella roba là, no? E il riflesso è direttamente nel muscolo, non passa più il cervello. Cioè quando ti fa così è immediato. Non è che bam arriva al cervello, poi il cervello dice, ah, cavolo, il martellino manda l'impulso alla gamba, la gamba fa così. No. Tu devi riuscire a sviluppare, perché ce l'hai anche nelle braccia, quel riflesso che si chiama muscolo tendineo del Golgi che ti dà la possibilità di cambiare subito il punto di rottura. Questo è. Poi, puoi anche, io prima ho detto, puoi anche schivare. Rimanendo, cioè, puoi anche schivare, ma devi rimanere sempre sui piedi. Ti faccio questo esempio qua. Si fa nella settima sezione dell'omino di legno. Ta, 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 ta. Da qua mi sposto a sinistra e poi tiro un calcio. Quella cosa gli serve per schivare. Allora, faccio vedere questa, poi vi faccio fare degli esercizi sulle strutture. Io sono qua, no? Metti tipo da box, ok. Adesso voglio che tu fai un passo, mi viene a toccare il petto, fai questo. Se io faccio così, cioè io voglio schivare, tu arrivi, io schivo e faccio questo. Allora, questa roba qui che io faccio è un passo laterale. Qui tu arrivi, faccio un passo e mi prendi. Io invece devo spingere con questo piede di là, tu arrivi, spicco. Senti che è molto più veloce, ok? E da qua posso tirare il calcio, posso fare quello Ok. che voglio. Nel Wing Chun si insegna a rimanere, a fare tutto, tutto con i piedi. Perché? Perché sono le radici che ti danno la linfa. Il problema è questo. L'albero, noi siamo come degli alberi, anche questo c'è scritto nel libro, noi siamo come degli alberi. I rami e le foglie degli alberi le vedono le radici? No, l'albero non le vede le sue radici, ok? Quindi, quando si combatte, noi ci dimentichiamo delle nostre radici, perché non le vediamo. Quindi cosa succede? Passo pugno, all'inizio è un passo. Ok? Se io cambio il nome, guarda già come ti cambia l'esercizio. Spinta pugno. Cambia. Quindi io da qua, devo spingere, bam, spingo e vado. È tutto così, quindi. Spingo, spingo, ta, ta, spingo, spingo, ta, 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 spingo, spingo.
perché se no non dai la forma al tuo corpo di spingere i tuoi piedi e quindi farai così, non va bene. Quindi siccome alcune scuole, alcuni maestri, non lo so, non hanno capito questi principi, non vedono le radici, pensano che non ci sono, allora cosa ti fanno fare? Ti fanno fare questo. Cioè, io non posso combattere. Perché devi utilizzare? Poi ti se la suonano, se la cantano, se la suonano, no, devi utilizzare le catene cinetiche perché devi. Poi arriva lì quello di box, ma mamma ti butta giù, è normale. Però quello di box non capisce alcuni tipi di esercizi che noi facciamo, tipo ciclopax, perché non li capiscono, perché per loro c'è solo questo. Anche la box, guardate questa gamba. Se faccio questo, non c'è la spinta. Quindi c'è molta tecnicità.